Monica. Buongiorno, ben trovati su Telelombardia, in studio, l'onorevole Nicola Molteni dalla Camera. Buongiorno. Dei deputati, non dalla Camera di casa sua o di casa mia, no, dei deputati. Per la Lega Nord, Nicola Molteni. Per il Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, direttamente dal Consiglio regionale della Lombardia. Buongiorno. Buffagni, una domanda proprio così, subito all'inizio. Si sono messi un po' in carreggiata, sti consiglieri di Lega, di PD, PDL, di Forza Italia, oppure no? Perché oggi c'è ancora la questione rimborsi, no? Tema delle spese. Regione Lombardia, spese pazze al pirellone. Io sono convinto che questa legislatura siano perfetti, ma anche perché ci hanno raccontato una volta che hanno detto abbiamo dovuto fare la colletta per pagare la cena, forse al ministro Lorenzin, e siamo morti dal ridere. Sì, tipo... perché hanno la paura, ma... Da un lato adesso si è arrivati a un estremo, ma noi abbiamo sempre detto, ad esempio la Corte dei Conti a noi ha chiesto dei chiarimenti su alcune spese che sono i boccioni d'acqua, noi abbiamo detto benvenga. Ah, è vero, 800 euro per i boccioni d'acqua? No, 500. 300 erano dei voli di un relatore a un convegno, noi abbiamo detto se ci chiedono chiarimenti noi gli diamo le spiegazioni, ma non è un problema. Cioè, certo. Il problema è come sono stati utilizzati, perché anche oggi sul Corriere che è uscito quel pezzo che parla delle spese... Il problema è che venivano utilizzati i fondi di gruppo che servono per comprare la cancelleria, per far funzionare il quotidiano, per fare le cene, quando in verità i consiglieri per le cene hanno il rimborso forfettario delle spese che ricevono sul loro conto corrente. Questo è l'errore di base. Se loro con i loro soldi vogliono andare a mangiarsi lo champagne all'Aragosta, io credo che nessuno gli dica niente. È quando usano i soldi che in verità non possono usare, il problema, no? Esatto, infatti. E questo soldi, è il tema. I soldi e qua c'è un elenco infinito, Sì, ma ogni giorno ce n'è uno. Cioè, ogni giorno sono stati oggi Giammare, Buscemi, Bresciani, per ristoranti più che altro. Giustissimo. 2 milioni cronaca, spese a tavola. La cronaca e l'informazione deve portare anche a notizie di questo tipo, che sono notizie che fanno arrabbiare, incazzare, fanno anche vendere i giornali probabilmente. No, specie... Sarebbe però bello, visto che questi numeri sono numeri che ormai girano, cifre, importi, girano da 6 mesi ormai, sono sempre gli stessi, no? Ciclicamente vengono di buttati nuovo fuori. Che hanno Io fatto credo che sia giusto... Media, sono stati spesi per cibo, per cene, esatto. Pranzi. Ecco. Io credo che sia giusto dare conto ai cittadini anche di queste cose, e te lo dico da tesoriere del gruppo parlamentare della Lega alla Camera. Sì. No? Noi abbiamo appena presentato il nostro bilancio, tutto perfetto, perché c'è una società di revisione esterna. Dopo Belsito l'hanno fatto te, Nicola? Belsito era il tesoriere del partito, io più sommessamente sono del gruppo parlamentare. No? Quindi adesso io credo che sia anche giusto però dire che dopo questi casi vergognosi, schifosi, che vanno ovviamente censurati, e se qualcuno ha sbagliato paga, senza... alcun'ombra di dubbio. Possiamo però dire che però alla luce di questi fatti poi la politica si è data anche alcune regole. Sarebbe bello dire che ad esempio in Regione Piemonte, no, sono stati tagliati un sacco di soldi sui contributi ai gruppi, più di 30 milioni di euro ai gruppi. Stessa cosa è stata fatta in Regione Lombardia, sono state ridotte le indennità della politica, i costi della politica, i soldi ai gruppi. Questo già dal Consiglio regionale è stato fatto in Veneto, è stato fatto anche alla Camera. Qualcosa di positivo... Ah, il vitalizio è stato tolto, il vitalizio ai parlamentari. Vabbè. Cioè qualcosa di positivo, non perché la politica si deve giustificare noi ricordiamo anche spesso che il Consiglio regionale della Lombardia è quello che costa di meno ai contribuenti, è quello che costa nettamente di meno, sennò poi sembra che tutto si focalizzi su questi numeri che creano vergogna e indignazione, giustamente, su cui il Movimento 5 Stelle ha anche acquisito una serie di consensi. Però forse oggi la politica ha capito delle stupidaggini che sono state fatte, no? E oggi un po' più di contenimento. Perché poi viene sono fatto. Sempre dei fenomeni, no? All'interno dei partiti, i fenomeni ci sono sempre, un po' come in qualsiasi ambiente lavorativo, anche magari in famiglia, no? Il fenomeno del banchetto di nozze per la figlia, piuttosto che il fenomeno che ne so, dei salami o del gelato, cioè, capito? Sono un po' ovunque. Dopodiché, in effetti, è vero, la norma del 72 oramai è troppo vecchia e desueta, adesso bisogna un po' cercare di fissare i nuovi parametri in Lombardia. Grazie fatto, a Dio sono stati fatti. Lombardia. Io sentirei subito qualche telefonata. Pronto? Pronto? Rispondi, dai. Pronto? Sennò pronto? Buongiorno. Sennò pronto? Passiamo un'altra telefonata. Pronto, chi sei? Sono Mauro, telefono da Sondrio, buongiorno Giorgio. Mauro, buongiorno da Sondrio. Allora, come mai sei sola oggi? È ammalato, l'ho detto prima, mannaggia. Ah, sei ammalato. Ecco.
Non ho sentito. Mannaggia, ma forse domani torna, Stefano. Ecco, auguri allora. Glielo dirò. Ecco, io vorrei, vorrei salutare anche i tuoi ospiti, 5 Stelle, Lega. E ho seguito la sua Antenna 3, la trasmissione, sì. E ho sentito le telefonate della gente in pensione che erano a casa... come si dice, in casa di integrazione e in mobilità, e adesso questi statali che vogliono dare il prepensionamento, ecco, non mi qua. Sembra giusto, perché noi, anch'io sono stato in casa integrazione 3 anni, uh-huh. E sulla pensione ho avuto meno soldi sulla pensione, e non mi sembra giusto che a questa gente qua adesso diano il prepensionamento soldi, e anche loro dovrebbero andare in casa integrazione o in mobilità. Grazie caro Mauro da Sondrio, ne parliamo, però sentiamo prima un'altra voce. Pronto? 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 Giorgia, ciao, sono la Patrizia. Ciao Patrizia, allora dici. Ascolta, ma la storia della legge che vogliono togliere il reato di clandestinità, e noi come ci dobbiamo comportare quando abbiamo le vie, le piazze, con tutta questa gente che non ha una casa, non ha un lavoro? Non sappiamo più come proteggere le serrature delle porte, delle finestre. Cioè, adesso anche i politici dovrebbero capirla, che non possiamo mantenere tutta questa gente che arriva. Ci vuol poco dargli da mangiare e rimandarli a casa loro. Cos'è che vuol dire che continuano a scappare dalla Siria, da questo e da quest'altro? Ma tolgano le armi. L'ONU vada giù, toglie le armi alle due fazioni e obbliga la gente a tornare a casa loro e a lavorare. Grazie, pronto. Ciao. Buongiorno, chi parla? Pronto, carissima Giorgia, sono Amelia da Melignano. Carissima Amelia. So che tu mi conosci come la nonna che ha una figlia svizzera, e lasciamo perdere come si sta bene là. Vorrei fare innanzitutto abbracciare gli ospiti, soprattutto Molteni. Che gentile signora, grazie. E vorrei spendere, scusa Giorgia, una parola al signore dei grillini. Sì. Voi grillini avete tanti idee, ma poi non avete il coraggio, potevate andare al governo. Adesso qui per ha vinto con buona parte la Le Pen, si siete per contro il no l'euro in Europa, però dopo non ci sta. Insomma, non combinate mai niente. Mi rivolgo a Molteni. Molteni, io qui a Melignano ieri, come tutti i gazebo, abbiamo fatto la raccolta firme di referendum. Io ero entrato già in diretta con Dario Gale, che giustamente diceva: io premetto, sono molto credente, ma la Caritas si vuol gestire anche le prostitute, perché va bene il nostro referendum, cioè aprire le case chiuse, queste persone sono cautelate e pagano le tasse, visto che qui fanno pagare solo a noi pensionati, così entrano dei miliardi, no? Ma al di là di questo, Molteni, assurdo, Giorgia sei stupenda, lasciami, dai, sono nonna. Ieri lì al gazebo, quanta gente, guarda, sono andata alle 9, sono riuscita a firmare all'1 perché sì, ma vai al punto però a me. Vado al punto, che qui c'è gente, che i cittadini poi si lamentano: ah, siete voi della Lega a raccogliere questi referendum. Quando se li facevano anche il PD, io firmavo. La gente ho poi capito, non si lamenta. Grazie, quello che diceva prima, insomma, Buffagni, no? Non è che detto, andiamo al contenuto, se, indipendentemente dal partito che le propone. Allora, risposte. La riforma della pubblica amministrazione, prepensionamenti per poter assumere giovani, era quello con cui faceva riferimento prima il signore anche Mauro. Anche nell'ora prima una persona ha fatto una telefonata e condivido, cioè noi nella pubblica amministrazione andiamo a tutelarli col prepensionamento, come hanno fatto con i dipendenti dei partiti politici che sono stati tagliati, perché attenzione, bisogna anche sottolineare questo, che non mi ricordo se Letta, mi pare Letta, non Renzi, ha fatto praticamente la cassa integrazione per i dipendenti dei partiti che sono stati tagliati, perché con i tagli alla politica di cui si parlava prima è successo questo, quindi noi paghiamo addirittura pazzesco queste persone, perché bisogna aggiungerlo in conto. Secondo me la Madia dimostra, mi permetto, scusate se è una dichiarazione un po' forte, dimostra che è una persona incompetente nel posto sbagliato, cioè voglio dire, quando potrei Renzi ha fatto... più pesante, guarda. No, però io non ho l'immunità, io non ho l'immunità, cioè queste sono le scelte di Renzi, doveva metterle una donna, l'ha messa addirittura incinta, quindi mi sembra anche irresponsabile da parte di Renzi fare questa scelta, perché le donne bisogna tutelarle, metterle in condizioni di poter lavorare, ma bisogna anche capire il momento. Lei dà una risposta sbagliata a un problema che esiste.
Cioè, secondo noi sta facendo delle scelte folli. Non sanno cosa inventarsi, vogliono trovare degli slogan, la buttano lì, perché anche questo non esiste nessuna proposta di decreto, la buttano lì, cercano di capire il feedback delle persone nel mondo reale e poi si muovono. La Giannini gli ha già dato una tirata di orecchie, gliel'ha fatta diventare come neanche tra di loro, quindi figuriamoci. Ecco. Quindi, secondo noi è una cosa veramente da cabaret, non da governo. Chissà poi se andranno a toccare le pensioni di accompagnamento e la reversibilità. No, ma ti posso dire, perché guarda, su questo l'aveva buttata lì Cottarelli, anche qua, sul piano Cottarelli che è il commissario della spending review, il commissario dei tagli, perché sennò nessuno capisce niente, cioè quello che è stato pagato, cioè noi, comunque i governi pagano uno, 2000 euro al mese per questo. Cottarelli, noi paghiamo uno, il governo paga uno per dire dove bisogna tagliare, quindi spendiamo i soldi per farci dire da uno dove dobbiamo tagliare. C'era Bondi prima. C'era Bondi, no? Nell'elenco del piano Cottarelli, che ovviamente nessuno ha visto, ma che è stato pubblicato su qualche giornale, no? Tra le voci di taglio, che poi ovviamente Renzi si è preoccupato di smentire, accompagnamento, reversibilità e un contributo che non è quantificato in quanto sulle pensioni sopra euro. I 2000 euro. No? Quindi questa è una scelta politica, vuol dire che quella voce è una delle possibili voci di taglio. Dopodiché vedremo, ovviamente, cioè, qui scoppia la terza guerra mondiale se pensassero di andare a toccare ancora le pensioni, a maggior ragione le pensioni di reversibilità o di accompagnamento. Quindi, però è una di quelle voci. Posso dire Renzi soltanto una cosa? Si era presentato dicendo a novembre sulla reversibilità, cara mai. Nonna, ti ricordi? Assolutamente sì. Renzi non doveva neanche andare al governo. Dopodiché possiamo dire, perché la gente è incazzata, le persone che chiamano, che hanno paura che gli venga toccata la pensione, che fanno fatica a tirare la fine del mese, quando poi vediamo, e lì il motivo per cui io mi incazzo e mi incazzo a morte da leghista e da cittadino comune, quando vedo che noi portiamo qua, ripeto, in un anno e mezzo 55.000 immigrati clandestini e gli paghiamo l'albergo a 5 Ritz, stelle, a Ritz, con tanto di sauna, piscina e idromassaggio. Io mi metto nei panni di chi non arriva a sbarcare il lunario, non ha lavoro, è in cassa integrazione e vede che gente che non c'entra assolutamente nulla con il nostro territorio, che non avendo lavoro poi va ad alimentare le sacche della criminalità, viene accolto e viene sistemato in stanze di hotel a 5 stelle. Allora, questo che non va bene, ed è per questo che dobbiamo mantenere il reato di immigrazione clandestina, sì, ma il reato i pattugliamenti di... 30 secondi, vai, e i controlli. Ma il reato di clandestinità, come diceva prima l'onorevole, i pattugliamenti e i controlli non è ancora stato tolto, eppure già con questa norma precedente che ha fatto il governo, dove la Lega era forte, ha messo in atto tutte queste pratiche. Quindi l'attacco che viene fatto al Movimento 5 Stelle contro il reato di clandestinità attualmente non è ancora stato tolto, perché come diceva lui va domani alla Camera, eppure questo problema esiste già. Quindi cerchiamo, ma perché è giusto disposto. Che i cittadini debbano capire, c'è la pubblicità tra poco, grazie, accoglienza e togliamo il reato. Eccoci qua, allora grazie per l'attesa prima, però fatemi fare anch'io, voglio peculare un attimino, no? Cioè io uso il mezzo pubblico per fini privati, fatemelo fare, perché oggi i miei genitori vanno 35 anni di matrimonio, cioè succede solo nei film e a casa Colombo a quanto pare, per cui auguri a mamma Franca e a papà Roberto, no? Perché 35 anni di sopportazione reciproca, cioè vabbè, pronto? Pronto? Chi sei? Ciao Giorgia. Ciao! Sono Daniela. Uè, Daniela, ciao. Ciao. Ascolta, sono contenta di aver preso la linea perché volevo parlare con le colleghe del Movimento 5 Stelle. Qua. Okay. Vai, vai. Grazie. Allora, volevo dirgli alla signore, che noi, cioè io ho votato 5 Stelle, votavo Lega, prima ancora votavo PD. Ho votato il Movimento 5 Stelle e sono molto contenta di quello che state facendo. Continuate così, perché noi riusciamo a capire, anche se gli altri continuano a dire non fate niente, non è assolutamente vero, perché se abbiamo scoperto tutte le balle, tutte le ipocrisie, tutte gli scandali che sono saltati fuori, è grazie anche a voi che state facendo questa battaglia. Continuate così, diglielo anche ai senatori e anche ai deputati,
è che noi siamo contenti, vi capiamo e vi sosteniamo, anche se loro continuano a dire che mi dispiace per quelli della Lega, perché avete avuto 20 anni e io vi votavo e credevo in voi. E tanto è vero che io sono disoccupata da 4 anni e voi non avete ancora abolito il ticket e io devo andare a fare delle visite e non posso fare le visite. Grazie Daniela. Pronto? Pronto? Chi parla? Ciao Giorgia. Ciao, chi sei? Saluta anche i tuoi ospiti, sono Carmela da Milano. Ciao Carmela. Buongiorno. Senti, io volevo dirti, ha ragione quel signore che ha parlato di che questi extracomunitari li teniamo in 5 stelle perché i soldi dove li prendono sono noi contribuenti, no? Mm. Giusto. E poi volevo dire un'altra cosa, se me lo permette. E vai, ci mancherà. Questi politici che stanno lì a fare queste spese, mangiare, bere, mutante, slicca lecca, queste persone qui dovrebbero sbattere fuori dalla politica perché fanno calmare le acque, dopo riprendono di nuovo a rubare il lupo per il pelo, ma non il vice. I soldi con i contribuenti non li devono toccare, se ne devono andare dalla politica, perché poi lo rifanno di nuovo, siamo sempre da capo. Da capo. Vabbè, io sono meridionale, scusami. Lo so, sei troppo simpatica. Sei troppo simpatica, Carmela, grazie. Comunque, in effetti, guarda che non hai tutti i torti. Poi, soprattutto, la cosa è, qualcuno ogni tanto senti che li restituisce, però, cioè, non è proprio così comune il fatto che restituisci. Io ti farei pagare il triplo di quello che hai rubato, no? Cioè, mi viene in mente Fiorito, piuttosto che qualcosa sta restituendo, però, lì è il momento è che, tac, rubi, ti taglio le mani e devi restituire 3 volte tanto, Molteni, no? Bisognerebbe inserire questa clausola. Non so se è possibile, basterebbe però. Basterebbe il principio per cui chi sbaglia paga, no? Purtroppo il problema del nostro paese è che c'è un sistema giustizia che non sempre funziona bene, anzi è un sistema giustizia che a volte funziona bene per i deboli e funziona male per i forti. Mm. Basterebbe l'affermazione di un principio, il cosiddetto principio della certezza della pena. Tu sbagli, paghi, è previsto il carcere, noi rimani in carcere. Questo è il principio sacrosanto. Invece da noi sbagli, paghi, finisci in carcere, se finisci in carcere, perché ormai sto paese qua con gli indulti che sono stati fatti in carcere non ci finisce più assolutamente nessuno, e se finisci in carcere dopo pochi giorni, dopo poche settimane ritorni fuori, no? Quindi è questo che fa secondo me arrabbiare i cittadini, sia per i reati legati alla politica ma per qualunque altro reato. Citavate prima Cabobo, ma uno come Cabobo che ha spaccato 3 teste a 3 poveri cristi che non c'entravano assolutamente nulla, si è beccato 20 anni. Sai perché si è beccato 20 anni? Perché ha chiesto di poter accedere al rito abbreviato, quindi processo allo stato degli atti, abbattimento di un terzo. Ma ti sembra possibile che uno come Cabobo possa avere uno sconto di pena? Uno che ha spaccato 3 teste, uno come Cabobo finisce in carcere e rimane lì, a vita, punto, e anche la vita, punto, dopo, e butti via anche la chiave. No, Buffagni. Allora, prima volevo ringraziare la signora Daniela che ha chiamato, perché mi ha emozionato. Parente, noi non veniamo, non è mai. Parente. No, devo invitarla a partecipare. Poi una cosa che a me piace, ad esempio, prima parlavamo del reato di clandestinità, mi hanno scritto online, mi hanno mandato i riferimenti, giuro, perché dove mi hanno detto, guarda, per il reato di clandestinità, ricorda la Lega tutta una serie di passaggi, quelli che io citavo prima, con i riferimenti legislativi, in modo tale che qualsiasi cosa io posso giustificarla anche con le norme legislative, anche il discorso della parte penale, della sanzione amministrativa e quant'altro. E mi hanno ricordato che appunto anche gli organi di polizia hanno supportato la nostra proposta, perché loro dicono che in questo modo loro sono oberati di tutta una serie di interventi e non riescono a dare sicurezza in città, che era quello che poi le persone andavano a richiedere. Quindi, per tornare al monte, ovvero che noi stiamo facendo, chiaramente capisco la strumentalizzazione politica, ancora, e ci sta. No, ma ci sta, fa parte del gioco, io lo accetto, però o si fanno delle riforme serie oppure è il caso di lasciar stare. Per la signora invece che diceva che noi non facciamo nulla, il problema è che sembra che non facciamo nulla, perché al di là, come dicevano, delle denunce che abbiamo portato alla luce, come i casini che sono venuti fuori recentemente con Rognoni in regione Lombardia, non è un caso. Che non è Maria e il Rognone trifolato, no, quello lo facciamo a topo gusto. No. Rognoni è infrastrutture lombarde, amministratore delegato, direttore generale. Delegato. Noi lavoriamo con i pubblici ministeri, gli forniamo una marea di materiale, perché noi non possiamo in qualità di politici fare delle ipotesi di reato. Noi però con l'accesso agli atti riusciamo a ricevere la documentazione in maniera più semplice, quindi lavoriamo
perché torni la legalità, perché qua pare ci sia una mancanza di legalità e secondo noi è importante. Però come vi dicevo prima fuori onda, noi in Regione Lombardia abbiamo approvato anche una legge che va a aiutare le piccole e medie imprese con aiuti finanziari al di sotto della quota di minimis, quindi per non avere problemi con la comunità europea, per non licenziare le persone e finanziare i contratti di solidarietà. Quindi lavoriamo tutti, lavoriamo meno. Come è messa la cassa Eppure, integrazione in deroga? Come non è ancora messa? stata dal decreto di Roma. Perché manca un miliardo, sentivo. Ma tanto Renzi adesso un miliardo perché lo trova. Al momento Regione Lombardia anticipava i soldi. L'ha fatto l'anno scorso, quest'anno non ancora. Perché è un rischio, perché è lì, certo. Ad esempio, noi lì dall'opposizione avremmo potuto dire a Maroni ha firmato una roba che non era coperta e quindi alla Corte dei Conti. Ma siccome era una cosa intelligente che andava per i cittadini, noi abbiamo detto bravo, noi lavoriamo nei contenuti, sembrerà strano, ma noi non facciamo diatribe politiche sul nulla e lavoriamo nei contenuti. Bene. Adesso il problema è Roma, eppure Renzi ha millantato che recupera 10 miliardi, 1000 euro alle persone. Poi aboliamo questo, le auto blu, ne avrete parlato sicuramente delle auto blu. La Consip che invece va avanti adesso, il bando per acquistarne altre 200 di vetture, esatto. Mentre su online Mastrotta, ne abbiamo arrabbiatissimo, vendute, stiamo venendo 100, capisci, però ne stiamo comprando 200. Ha telefonato cioè, abbiamo al qua ancora quella di Formigoni, che ci è costata quanto ai contribuenti? 270 mila euro, però è disponibile in comodato d'uso se qualche pubblica amministrazione lo vuole utilizzare. Ben venga, pronto? Buongiorno. Pronto? 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 Olà, in due siete. Chi parla? Giuseppe da Brescia. Prima l'uomo, visto, c'era una signora anche. Allora, Giuseppe da Brescia, dica. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto. Due cose veloci, se me le concedi. Vai. Una cosa, volevo chiedere alla Lega, perché i comuni amministrati dalla Lega, nonostante la campagna elettorale fatta e tutta, sono aumentati tutti gli extracomunitari, ma non di quelli che lavorano, perché quelli sono già tornati a casa perché non c'è lavoro nemmeno per loro, ma tutti quelli che trovi fuori dai bar e in piazza a prendere il sole. Secondo, una proposta per tutti e due i partiti. C'è gente che lavora, il problema, oltre a quelli che non lavorano, che è umiliante, c'è gente che lavora però riceve dei bidoni perché non prende soldi, deve pagare le tasse perché giustamente fattura e lo Stato vuole le tasse, però non c'è nessuna legge che li tuteli. Certo. Grazie. Grazie a te, è sbagliatissimo. Tra l'altro non c'è, si potrebbe pensare ad esempio a una cosa del genere, non c'è nessuna legge che tutela, questo è sfruttamento ed è... legge c'è. No, stavo vedendo questi 54 lavoratori in nero pagati un solo euro all'ora che... diciamo sono quasi ai livelli del caso che citava il signore. Sì. Li hanno arrestati tutti, erano bulgari e romeni che lavoravano appunto tra i comuni Cerignola e San Ferdinando di Puglia, provincia di Foggia. La polizia ha arrestato 5 uomini, 2 italiani e 3 bulgari, con l'accusa di associazione al delinquere finalizzata allo sfruttamento sul lavoro. Posso spezzare una lancia a favore dei sindaci della Lega, ma di tutti i sindaci, in modo particolare dico tutti i sindaci del nord, di qualunque colore politico. Ovviamente la presenza dell'immigrato clandestino sul territorio non è colpa dei sindaci della Lega, ma non è colpa dei sindaci in generale. Oggi, per non ripetere tutto quello che abbiamo detto, però è evidente che se smantelliamo le politiche di sicurezza da un lato, se smantelliamo il reato di immigrazione clandestina dall'altro lato, i 53.000 immigrati clandestini che sono stati sbarcati sulle nostre coste, quell'operazione lì, che si chiama operazione Mare Nostrum o traghetto d'Italia gratis, è costata al contribuente italiano 190 milioni di euro. Tra l'altro, per finanziare quello hanno tolto i soldi dalle espulsioni e, cosa vergognosa, hanno tolto 60 milioni di euro dal fondo rotazione per le vittime della mafia. Cioè, anziché dare i soldi per le vittime della mafia, abbiamo dato i soldi. L'Europa, cioè quel mostro che noi stiamo combattendo, che impone le scelte al nostro paese. Ormai la sovranità del nostro paese è pari a zero. La sovranità monetaria, economica, fiscale, decide tutto. Bruxelles, la signora Merkel, bella contenta, che ha imposto l'euro come moneta unica, anzi il marco. Tutte queste scelte, l'Europa, che si riempie la bocca del problema dell'immigrazione, cioè al nostro paese non dà assolutamente nulla. Lampedusa, che non è la porta d'Italia, ma è la porta dell'Europa,
tutto il problema degli sbarchi, ovviamente con la responsabilità gestito con i venti di Alfano, viene gestito, però, ma soprattutto però, viene pagato. Però, caro viene pagato Nicola, quando vai dai a ratificare italiani. I trattati, che può essere il trattato di Dublino in questo caso, che va Alfano insieme a Letta, al posto di firmare che devono essere i paesi che si fanno, cioè voglio dire che devono essere i paesi in cui sbarcano e devono farsi interamente carico di queste persone, cioè voglio dire, ci pensi su due volte prima di firmare una roba del genere, no? Assolutamente magari, no, scusa, assolutamente, assolutamente no se era... non continuassimo ad essere i maggiordomi e gli zerbini di Bruxelles. Siccome Monti prima, Renzi poi, Letta poi, noi siamo gli scendiletto di Bruxelles, che siamo immagine. I servi sciocchi, vai, siamo gli stupidi idioti, gli utili idioti di Bruxelles, no? Tutti ci impongono qualunque cosa. Vai. No, ma io ascolto perché prima no, perché questa cosa qua giuro, mi incazzo perché cioè, non è possibile. Cioè, allora, sui fondi europei, allora, il problema è anche nostro. Noi, è vero, siamo servi della Merkel e questa è una cosa che non tolleriamo, però bisogna anche andare lì con una certa credibilità che noi oggi non abbiamo. I fondi europei esistono, è che non li sappiamo utilizzare. Io litigavo anche ieri in un comune del Nord Milano perché praticamente non accediamo mai come enti pubblici ai bandi che esistono. I fondi europei sono anche formati con i nostri soldi. Noi non abbiamo delle persone, dei funzionari che vadano ad accedervi. Altra proposta che secondo noi è importante, abbiamo iniziato una discussione sul tema. I fondi europei non bisogna ripartirli su base regionale per forza in base al numero delle persone. Se sono più produttivi in Lombardia, portiamo più soldi in Lombardia e diamone meno da altre pubblicità parti. Tra poco! Eccoci qua, grazie per l'attesa, no? Volevo solo far vedere questo trafiletto del Fatto Quotidiano, lavoratori nuovi schiavi, no? Sui lavoratori di oggi, perché oltre al solito problema, voglio dire, della disoccupazione, prima citavi Molteni tu i dati allucinanti, c'è una nuova classe di poveri che sono i cosiddetti working poor, chiamiamoli in inglese come li chiama Renzi, cioè sono i lavoratori poveri che pur lavorando non riescono a raggiungere una soglia dignitosa di reddito, cioè quindi sono poveri che quindi magari laureati con 800 euro al mese, 900 euro al mese, che sono i nuovi poveri, nonostante abbiano un lavoro, nonostante magari percepiscano uno stipendio, comunque è uno stipendio che non gli permette di arrivare dignitosamente alla fine del mese e sono i nuovi poveri. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Chi parla? Maria. Quella, sì. Ciao Maria. Ciao, dalla provincia di Monza, Brianza. Beh, dove? E Nova Milanese. Nova Milanese. Sì. Mm. Volevo esporre un problema, volevo avere una risposta a riguardo, se possibile, dai due ospiti. Vai. Ecco, io mi rivolgo riguardo le pensioni. Prego. Ecco, ho 35 anni di lavoro. C'è una vecchia legge Maroni, che è solamente per le donne, che con 57 anni, 35 anni di lavoro, si può andare in pensione. Ecco, adesso, oltre che essere penalizzata sui conteggi, che tolgono il 20 o il 25%, sembra che bisogna fare sempre un anno e tre mesi, un anno e sei mesi in più. Ecco, volevo sapere riguardo qualcosa. Allora, io non so se voi avete la risposta da dare alla signora. In caso, guarda, sì. Ti chiedo una cortesia, tutti i mercoledì mattina alle 7, se ti prendi nota, c'è l'esperto proprio di previdenza in studio. Alle 7? Sì, alle 7 della mattina. Guarda, questo mercoledì abbiamo Simone Lauria, che è il direttore della CGL Inca Milano, direttore tecnico, per cui se chiami... Sì? Direttore provinciale, se tu chiami ti dà una risposta sicuramente anche più appropriata di quella che ti possiamo dare noi. Sì, anche perché il caso singolo, io sinceramente chiama mercoledì mattina. Va bene. Ok? Va bene. Ciao cara, pronto? Giorgia. Ciao, chi sei? Sono Ivo, ciao. Uè, Ivo. Senti, devo dire due cose sole, uno al signore della Lega e uno al signore della 5 Stelle. Allora, signore della Lega, io vorrei dirlo, io sono stanco di sentirmi raccontare storie. Voi avete detto che Maroni in 5 anni dovrebbe recuperare sto famoso 75%, dategli tempo. Ma prima delle elezioni il signor Maroni e il signor Salvini avevano detto lei? Andate a prendere le registrazioni. Ha votato Maroni, che entro 6 mesi possiamo non fossero riusciti a recuperare, mi lasci finire, ha votato per favore, Maroni, lei. Non avessero recuperato il famoso 75%, se lo sarebbero trattenuto, vada a prendere le registrazioni. È così, non è vero, adesso lo dice.
Cioè adesso avete vinto le elezioni e loro dice adesso ci vogliono 5 anni. Perché non l'avete detto prima delle elezioni? Chi ha votato lei alle regionali? Chi ha votato? Posso chiederglielo? Ma cosa interessa che io ho votato o non ho votato? No, ma glielo chiedo, scusi. Volevo... Io sono un cittadino che paga le tasse e quindi non sono obbligato a dirgli perché ho votato. Va bene. Grazie. Avrà votato Rifondazione Comunista. Devi, però dici, ma... L'abbiamo spiegato prima. Nei cinque anni si dovrà... Anche, tra l'altro anche tu sei d'accordo, Buffagni. Se la Lombardia riuscisse a trattenere... Anche il 50. No, io cos'è? Sono eletto nel Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia. Adesso quindi quante io... ne tratteniamo? Eh? Adesso quante ne... Il 65, 67 può 65. Essere. Il problema è che io sono eletto in Regione Lombardia, sì, per il Movimento 5 Stelle, quindi io sono mandato lì a fare gli interessi dei Lombardi. Quindi io, se potesse farlo il Consiglio regionale, io lo voterei subito. Ma il problema è che non si può fare, ma come l'IRAP, giustamente citava prima l'IRAP, noi sull'IRAP possiamo intervenire per lo 0,92%. Allora il problema è che noi abbiamo raccontato delle favole, per evitare di dire balle, e oggi diciamo, rivediamo il tiro, dopo che siamo stati eletti. Allora noi quello che vogliamo cambiare è anche questo sistema. È chiaro che il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale non poteva dire sì sì, noi vi portiamo l'80, perché Renzi avrebbe detto così, Renzi diceva, loro il 75, allora noi portiamo l'80. E poi prendiamo arriviamo in giro i cittadini. 110, noi poi avevamo preso un impegno, ad esempio, sugli stipendi e lo stiamo mantenendo. Cioè, noi siamo coerenti. Poi possono criticarti, è giusto, perché insomma siamo una forza politica, non possiamo probabilmente far felici tutti, però noi siamo coerenti. Quello che diciamo, facciamo. Se una cosa sappiamo che non si può fare, lo spieghiamo ai cittadini, eventualmente studiamo con loro le soluzioni. Bene, adesso sentiamo altri cittadini, passiamoli. Grazie, prego Nicola. No, per non lasciare in evasa una cosa che abbiamo già spiegato prima. Maroni un anno fa vince non solo per il 75%, che era una proposta e un impegno nell'arco dei 5 anni, consapevoli della difficoltà di poter trattenere il 75% delle tasse, quindi 16 miliardi in più rispetto a quelli che vengono trattenuti oggi. Un auspicio: Maroni non vince solo per il 75%, Maroni vince per la credibilità e per quello che ha dimostrato di saper fare negli anni precedenti come ministro dell'interno, come ministro del lavoro, facendo bene e tanto, in un momento tra l'altro in un contesto non difficile ma di più per la Lega, perché Maroni vince nel momento peggiore possibile immaginabile per noi. Quindi Maroni vince perché è una persona seria che ha sempre mantenuto gli impegni. Questa è una partita politica che noi, sulla quale noi ci siamo spesi. Io voglio ricordare che in quel range di 54 miliardi di euro, che è la differenza tra quanto i Lombardi pagano e quanto ritorna indietro, secondo me lì ci sta la partita politica per riportarsi qua una parte di quei soldi che servono poi a battere l'IRAP, i ticket e quant'altro. Io credo che potremmo farcela. Ovviamente da soli e con i numeri che abbiamo a Roma diventa sempre più difficile. Avete governato per tanti anni. Pronto? Abbiamo governato, abbiamo fatto il federalismo fiscale che poi è stato messo nel cassetto. Ultima telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono la Rosa. Quella, Rosa, come andiamo? Allora, adesso sto abbastanza bene, ti ho conosciuto con la mamma in via Ariosto, che ero malata di tumore. Allora, volevo fare gli auguri alla tua mamma e tuo papà, un abbraccio forte. Ma grazie, signora. Sono la Rosa. Grazie, Rosa, che gentile. E poi ieri sono andata a votare per il referendum, sono anche caduta, sono qui col ghiaccio sul femore, pensa Giorgia, voglio bene alla Lega e a Salvini e a Maroni. Ma come, ti sei fatta male? Sì. La io gliela devo dire a Salvini allora, mercoledì viene Salvini al mattino, gliela dico allora, che la Rosa è caduta e si è fatta male per andare a votare i tuoi referendum. Sì, perché io abito in via Arganini, ma sono andata a San Giuseppe qui in mezzo. E c'ho la protesi al ginocchio, sono caduta. Viva la Lega! No. Continuate così, mandate via tutti i delinquentoni che vedi in giro. Ciao Rosa, grazie! In gamba, complimenti! In gamba. No, in gamba nel senso, mannaggia! Va bene signori, va bene, allora ricordiamoli, i referendum ci sono, molteni, c'è abbiamo ancora raccolto tempo, un sacco di dei firme. Municipi adesso. Anche nei comuni in tutta Italia, tra l'altro abbiamo raccolto per sabato e domenica migliaia di firme e hanno votato tantissimi cittadini che non sono leghisti. Segno è che quando la proposta è buona e giusta e si fa una politica seria, la gente partecipa ancora. Uè, 5 Stelle, tornate a trovarci. Se ci invitate, io adesso non riapriamo un capitolo, che adesso sembra che non siamo noi ad invitarvi. Ma che poi prima o poi vi vogliamo anche al mattino, eh?
Al mattino è difficile per il target, però svegliarsi. No, per il tipo di programma. È per quello il punto. Ma no, perché vostro, ad esempio apritevi, vedi che noi... apritevi, apritevi. Ma noi siamo qua, cioè, qualsiasi domanda, più che aprirmi ai cittadini, quando mi incontro per strada, le telefonate, perché diventa un pollaio, cioè vedi, già in due si riesce perlomeno a ribattersi, a discutere. Quando ci sono più persone iniziano a urlare, allora io non riesco ad avere la parola, allora intervengo perché sennò si va a parlare di un altro tema. E allora i cittadini non capiscono più niente. Vabbè, ho capito allora è adesso. È più bello quando è lineare, noi siamo disponibili a rispondere a qualsiasi domanda. Va bene, grazie a Stefano Buffagni, grazie, a grazie a Nicola Molteni. Grazie a voi, grazie a te. Signori, vi aspetto tutto il giorno su Top Gusto 192 del Digitale Terrestre, stasera Iceberg insieme a Marco Oliva e poi domani mattina alle 7 della mattina, tutti svegli per Buongiorno Lombardia. Ah, tra l'altro stasera Ravezzani vi aspetto insieme a lui per è lunedì di rigore oggi, c'è cioè lunedì di rigore, c'è l'Inter, tiferemo tutti insieme. Bravi, o contro magari anche. No, favore. Ciao, magari contro. No, contro.